Bentornati sul canale Italia. Oggi con le ultime notizie come mal d'amore nella casa del Grande Fratello VIP 2022, cuore in frantumi per due vipponi, la scena notturna è da brividi, video. Innamorarsi al Grande Fratello VIP 2022 dove sono nate tantissime coppie non è mai facile e ciò che sta accadendo attualmente nella casa ne è la prova. Dopo tre mesi di convivenza, l'unica coppia nata è quella formata da Edoardo Donna Maria e Antonella Fiordelisi. I due si sono piaciuti sin dal primo incontro, ma le paure di lei hanno inizialmente rallentato il tutto. Solo quando il sentimento è diventato forte e incontrollabile, si sono lasciati totalmente andare ammettendo di essere innamorati. Entrambi molto gelosi, tuttavia, continuano a non tollerare determinati atteggiamenti l'uno dell'altra. Edoardo che ha discusso duramente con Antonino Spinalvese che, durante gli inizi della frequentazione tra Edoardo e Antonella ha giocato con quest'ultima provocandolo, ha più volte sottolineato di aver vissuto quella situazione come un tradimento. La Fiordelisi, da parte sua, non tollera determinati atteggiamenti affettuosi di Edoardo nei confronti delle altre ragazze della casa come Oriana. Dopo l'ennesima discussione, Edoardo e Antonella sono stati male, ma una scena notturna ha emozionato e commosso tutti i fan che, sui social, hanno ribadito il proprio amore per la coppia. Edoardo Donna Maria e Antonella Fiordelisi, amore al Grande Fratello VIP 2022. Un abbraccio di Edoardo Donna Maria ad Oriana Marzoli e una battuta di Antonella Fiordelisi su Antonino Spinalvese hanno portato la coppia ad allontanarsi e a non parlarsi per quasi due giorni. Tuttavia, pur non parlando e stando lontani, i due non sono riusciti a non dormire insieme. Dopo aver aspettato l'arrivo di Edoardo a letto, Antonella, dopo essere andata in bagno e aver visto il fidanzato sfogarsi con Oriana Marzoli, ha deciso di dormire in un'altra stanza con Alberto De Pisis, amico di entrambi. Edoardo, non trovandola a letto, con l'aiuto di Luca Onestini che è diventato amico di entrambi e corre in loro soccorso appena ne hanno bisogno, l'ha cercata per tutta la casa. Rassicurato dal confessionale che gli ha svelato la scelta di Antonella di dormire con Alberto, si è coricato nel suo letto mettendosi, però, dal lato in cui dorme proprio Antonella. Edoardo si è tuffato con la testa sul cuscino della fidanzata per sentire il suo profumo e, non riuscendo a dormire da solo, si è alzato al volo andando nell'altra stanza per riportare nel letto Antonella. Dopo essersi seduto sul letto e averla guardata, le ha teso la mano che la Fiordelisi ha preso andando a dormire con lui. I due, poi, hanno regalato un altro momento emozionante abbracciandosi in veranda mentre lui piangeva sotto lo sguardo di Onestini che, in serata, vedendoli nuovamente lontani l'uno dall'altra, ha preso Antonella e l'ha portata da Edoardo. Dopo averli lasciati soli, i due si sono confrontati definitivamente fino a dirsi, con il microfono aperto, il ti amo, che i fan, finora, avevano solo ascoltato sussurrato sotto le coperte dopo le belle parole dette da Antonella su Edoardo. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di iscriverti al canale e fare clic sull'icona della campana per ricevere aggiornamenti da me. Arrivederci, al prossimo video.